Sono passati 84 anni dall'ultima volta che ho recensito un libro. Ma oggi, essendo domenica ed essendo io in piena fase di quarantena come tutti voi, ho deciso di recensire un libro, la cui lettura mi ha portato via 3-4 settimane, ma ne è valsa completamente la pena. È la versione di Barney di Mordecai Richler. È un libro che costa 15 euro online, circa 18 euro in libreria ed è lungo 84 pagine! Lo so che è lungo, ragazzi, ma tanto siamo tutti in quarantena, che cazzo ci avete da fare? Il genere letterario è un romanzo di stampo autobiografico. Ma chi è Barney Panofsky? Pah, qua si apre un capitolo gigantesco. Barney Panofsky è un produttore televisivo ebreo-canadese, e questa cosa nel libro viene ricalcata moltissime volte, che a un certo punto della sua vita viene accusato per l'omicidio del suo miglior amico. Quindi quello che spinge, almeno apparentemente, Barney a stendere le sue memorie e a raccontarle in forma autobiografica è proprio la volontà di discolparsi, rispetto a questo omicidio, dando quindi la sua versione dei fatti. Per fare ciò, Barney divide la narrazione in tre parti. Ogni parte corrisponde e ritaglia un periodo della sua vita associato a una delle sue tre mogli. Nel libro troviamo quindi la prima parte associata a Clara, prima moglie di Barney, morta suicida. La seconda parte del libro è invece dedicata alla cosiddetta seconda signora Panofsky, quindi seconda moglie di Barney, una ricca ereditiera con cui lui si sposò senza pensarci troppo e con la quale divorziò quasi subito. La terza parte del libro è invece dedicata a Miriam, terza moglie di Barney, nonché unico amore della sua vita. Nonostante la suddivisione del libro in tre parti, la narrazione offerta da Barney è tutt'altro che schematizzata, tutt'altro che ordinata in modo sequenziale. Infatti, gli aneddoti che lui racconta della sua vita, delle strane persone che incontra dagli anni 50 in poi, sembra più simile a un'accozzaglia di flashback che si susseguono e si intrecciano l'uno con l'altro piuttosto che a una vera autobiografia ordinata nel tempo e nello spazio. Fin da subito è chiaro al lettore che questa mancata organizzazione nella narrazione è dovuta al fatto che Barney, al momento della stesura dell'autobiografia, soffre di Alzheimer. Il ritratto che Barney offre al lettore di se stesso e della vita da lui condotta è quello di un uomo profondamente imperfetto e scorretto, infatti un inguaribile alcolista. È totalmente smodato nelle sue abitudini e nel modo in cui intrattiene i suoi rapporti interpersonali e familiari. Marito pessimo, padre totalmente inadatto a livello emotivo, assolutamente incapace di tenersi coloro che ama. Fin dalle prime pagine ho avuto come la sensazione di leggere la storia di BoJack Horseman, ambientata però negli anni 50. Mi sono trovata più volte a ridere da sola mentre leggevo il libro e questo ovviamente mi ha fatta innamorare perdutamente, della versione di Barney. Sapete quando si dice non è importante il traguardo, ma cosa provi durante la corsa? Ecco, la versione di Barney è esattamente, la trasposizione scritta di questo concetto. Infatti, benché l'obiettivo dichiarato da Barney a inizio libro sia quello appunto di dimostrare la sua non colpevolezza riguardo l'omicidio del suo amico Boogie, il focus di tutta la narrazione in effetti è proprio lo stesso Barney, in tutte le sfaccettature del suo sistema emotivo, relazionale, delle sue cattive abitudini, della profonda ironia con cui affronta anche momenti cruciali durante la sua vita. È una storia veramente incredibile. Sarà soltanto alla fine del libro, che al lettore verrà dato modo di capire effettivamente come sono andati i fatti inerenti all'omicidio di cui lui è stato accusato. Potremmo definire Barney Panofsky l'antieroe per eccellenza, non ha nulla, di lodevole, non ha niente che, sia socialmente accettabile, ma il lettore ci si lega lo stesso. Basta, ragazzi, credo di aver detto tutto. Ammetto che non è facile fare una mini recensione di un libro così lungo e complesso,
ma quello che vi posso dire è che se vi piace il personaggio di BoJack Horseman, non potrà che farvi impazzire il personaggio di Barney Panofsky. E mi raccomando, al di là di quale libro decidiate di leggere, state a casa!